La gioventù è la parte migliore dell'umanità, diciamo, no? Che deve crescere, deve cominciare a studiare, a lavorare, a inserirsi nella vita. Sono un maturo più che anziano. Mi chiamo Franco Camoli, sono nato a Pietramurata. La mia famiglia subito dopo la guerra è venuta a Riva del Garda e qui ho cominciato la mia storia, la mia vita, il mio lavoro, e le mie amicizie, le conoscenze e tutto il resto. I miei amici, uno era garzone della macelleria, l'altro della frutta e verdura, l'altro era aiuto bagnino. Ognuno di noi che aveva 13-14 anni si rendeva utile per essere utile alla famiglia. Spiaggia delle Olive è nata sulla passione, il grande desiderio di alcuni personaggi di quell'epoca, parliamo degli anni 30, e fra questi facevano parte diversi albergatori come Zontini, come Perini, come Gerletti, come Marchi e tanti altri. E capitanati dal direttore dell'azienda autonoma del soggiorno, che era un saggio e grande personaggio, il commendator Ettore Righi, assieme all'amico Giancarlo Maroni, seduti al tavolo a una cena, hanno deciso di come creare la spiaggia degli Olivi. E in quell'occasione Giancarlo Maroni, l'architetto famoso, ha fatto uno schizzo e così è diventata la spiaggia degli Olivi. L'intento era di creare la spiaggia degli Olivi per balneazione. Balneazione vuol dire acqua, costume da bagno, sole e divertimento e intrattenimento. È nata per questi motivi ben specifici, perciò la spiaggia Olivi doveva essere balneazione e intrattenimento. Di conseguenza, di giorno, una volta che è stata aperta il 28 giugno del 35, 35, sì, 28 giugno 35, è partita con la sua orchestra, con le sue serate per i turisti. Fra l'altro si chiamava Spiaggia degli Olivi Circolo Forestieri, vale a dire il forestiero poteva entrare qualsiasi personaggio del turismo, diciamo. Invece era un po' ridotto o addirittura proibito al popolo rivano. Ecco, a meno che non fosse un dottore, un avvocato, un personaggio, insomma, o un politico, ecco. E così è andato avanti. Tutta la guerra è stata chiusa, sono arrivati gli americani, hanno fatto i loro concerti, eccetera, eccetera. C'è stato un episodio particolare, che quando Rommel, la volpe del deserto, è stato ferito in Africa, è stato poi operato qui al Lido Palace, e in quell'occasione la spiaggia degli Olivi è stata addobbata, diciamo, con i simboli della svastica e il fascio. Inizio estate del 53, avevo 13 anni, il barman di questo locale aveva bisogno di un ragazzino che mi desse una mano per lavare i bicchieri o per fare quei lavoretti modesti. Io ero felicissimo, la mia famiglia era d'accordo e sono andato a lavorare. E da allora, dal 53, sono rimasto lì per 50 anni tondi, ho finito nel 2003. Dal 60 in poi il benessere generale ha creato un ambiente delizioso per tutte le stagioni, per tutte le età, diciamo anche. Che di giorno funzionava la spiaggia bagni ed era ricca di ogni ben di Dio, diciamo, ogni tipo di clientela. C'erano le famiglie rivane che portavano i bambini con il secchiello e lavoravano e creavano le tortine con la sabbia, no? C'erano gli stranieri, molte ragazze straniere, tedesche, olandesi, quel genere lì. Passavano il giorno ai bagni e poi già sapevano che la sera potevano venire in discoteca, non in discoteca, in locale da ballo, perché allora avevamo solo le orchestre
e dalle 8:30-9 in poi cominciava l'orchestra e cominciavano i clienti ad arrivare. Era il fiorfiore della gioventù, se possiamo dire questo. Non avevano i 13 anni, ma diciamo dai 20 ai 30 era la media d'età della clientela di allora. E lì si è cominciato a dare il meglio, la musica giusta, le bevande giuste, l'atmosfera giusta. E poi nel tempo si è imparato a creare delle manifestazioni. La festa del carnevale, ogni settimana si faceva la festa del carnevale. Questi clienti o questi clienti in genere si vestivano a carnevale anche a luglio, agosto, e si passava una serata stupenda con cappellini, stelle filanti, come se fosse carnevale d'inverno. E non solo, anche la notte di Baco, una notte meravigliosa perché creava una vera atmosfera. Praticamente i clienti venivano, si divertivano e a un certo momento, a mezzanotte, avevamo una grande botte di vino santo. Offrivamo a tutti un bel bicchiere di vino santo. Qualcuno ne beveva anche due, magari tre. E questo creava un'atmosfera di gioia di vivere e di un'atmosfera veramente di gran carnevale. Parliamo degli anni 70, che lì, essendo passato capo e direttore, ho cominciato ad inventare una nuova situazione. Ho portato diversi grandi numeri, tipo i Camaleonti, i Dick Dick, l'Equipe 94, Fred Bon Gusto, i Nuovi Angeli, e lì erano serate meravigliose. La capienza del locale era ridotta, insomma, quei 300-350 posti, ma se dentro c'erano 350 posti, di fuori ce n'erano altri 200 che aspettavano e avevano la voglia di entrare. Poi c'erano i ragazzi, i famosi ragazzi belli della gioventù di allora, che per non pagare il biglietto, ma d'altronde non c'era posto, entravano scavalcando le terrazze e si aggrappavano alle finestre e si godevano lo spettacolo. E ci sono stati i miei camerieri che mi dicevano: che facciamo di quei ragazzi? Li cacciamo? No, lasciateli lì, che si divertano anche loro. E potevano dall'esterno godersi lo spettacolo. Ah sì, sì, Tiffany è una storia brillantissima. Mio nipote era a Londra e dico: portami qualche nomignolo, qualche nome di qualche locale famoso di Londra. E lui mi ha portato un opuscolo con diversi nomi. E Cotton Club, Piccadilly, Tiffany mi è piaciuto perché dal film della Audrey Hepburn con George Pepper, Colazione a Tiffany, ho avuto subito la grande simpatia e dico: lo chiamiamo Tiffany. Nel frattempo un amico tedesco mi disse: io conosco il simbolo del Tiffany, la faccia, quel viso della Audrey Hepburn. E a quel punto ho dovuto scrivere a Londra per poter avere il permesso di utilizzare quel simbolo. E così Tiffany è partito nel 75. È partito la grande, ha fatto, credo, storia nella vita rivana, la vita mondana rivana, se vogliamo dire, ecco. Se negli anni 50 avevamo le orchestre con il violino o la fisarmonica e facevano solo il liscio, il tango, il valzer, la mazurka e quelle cose lì, nel tempo ci siamo sempre adeguati a quel miglioramento. Con la discoteca io ho cercato di stare coi piedi per terra dicendo quello che normalmente c'è quest'anno lo proponiamo l'anno prossimo, ed è stato vincente perché la gente conosceva già la musica che veniva l'anno dopo e non ho mai anticipato i tempi. Ho seguito sempre con ordine in ritardo, ma è un ritardo ragionato perché allora la gente sapeva già cosa trovava. E poi la mia discoteca aveva un particolare: il volume non era il boom boom a tutti i costi, quello decidevo io,
e il mio DJ doveva ubbidire al volume che decidevo io, così poteva starci il ragazzo dei 18 anni, il signore dei 30 e anche quello che aveva 70 anni o 60. E comunque io avevo gli orari enormi fino alle 4 di notte e alle 4 di notte c'era sempre ancora un po' di gente. Spostato le 2 mancava qualcosa, alle 3 anche, ma alle 4 c'era... la serata era finita, insomma. Io ero il gestore supremo del mio locale. E allora succedeva questo, che nonostante abbassare il volume man mano che si entrava nella notte, qualche volta lo terriva, mi telefonava, solo terriva, diciamo, il portiere mi telefonava e diceva guarda, cioè, ci sono un paio di clienti che si lamentano per il... Nessun problema, passiamo subito e invita quei clienti domani sera qui alla spiaggia e troveranno una bottiglia a loro disposizione. Cioè c'era un rapporto di collaborazione, non era il cattivo che ti diceva devi chiudere perché è diritto mio di avere i clienti, c'era un po' di rispetto e una moderazione, come si può dire, un equilibrio fra le cose. Il Moulin Rouge al suo tempo, il Rosengart che poi era gestito da mio cognato, la spiaggia degli Olivi, la Conca d'Oro, ci trovavamo attorno a un tavolo per bere un aperitivo e per decidere il da farsi per la stagione successiva. Cioè si ragionava, si parlava, io qui, io lì, io là, io sta. Ognuno sceglieva i suoi giorni, io faccio la Miss il martedì e il mercoledì. Quell'altro dicevo io faccio le altre due serate con questa o quell'altra cosa. E naturalmente l'ultimo ero io e tenevo le giornate che rimanevano. E allora tutti d'accordo su come organizzarci. Era inutile fare due miss in una sera, una festa di là, contemporaneamente. Allora ogni sera c'era qualcosa. Direi che la mia è stata un'avventura meravigliosa. Ecco, ho conosciuto personaggi di ogni genere e ho vissuto generazioni di giovani e maturi e un po' di tutto in prima persona.